Ragazze, buongiorno e bentornate sul mio canale. Oggi nuovo video a tema moda. Io ho deciso di fare un video prendendo spunto da tante richieste che ricevo quotidianamente sulla mia pagina Instagram, ovvero Eli, ci consigli dei brand carini, non scontati, magari non per forza low cost e di massa, ma comunque abbastanza accessibili o comunque carini, pensati per un'occasione speciale, per una cerimonia. Insomma, aiutaci a fare un po' di ricerca, perché è quella che tante volte manca. A volte siamo pigre, non abbiamo voglia o non sappiamo neanche come metterci a cercare nuovi brand e quindi finiamo per andare sempre costantemente nelle grandi catene come Zara, H&M, insomma tutti questi negozi che ci sono meno male in tutte le città. Ultimamente ho fatto parecchia ricerca e un buon proposito della prossima stagione, almeno nel mio caso, è quello di acquistare dei capi un pochino più di nicchia, magari che costano un pochino di più, però magari sono più soddisfacenti da un punto di vista della qualità, della ricerca, dei tessuti, dei dettagli che ci sono. Quindi acquistare cose un pochino più alte a livello di fascia di prezzo, un po' meno, però quei capi un pochino più particolari, anche che non vediamo poi per forza sempre indossati da tutti. Continuo a comprare anche alcune cose di fast fashion, ma con moderazione. Poi vabbè, sapete che con il mio lavoro ricevo anche tante cose, però di mio ecco cerco di essere morigerata, ecco. Quindi questo sarà un video, ecco, frivolo, però di quelli che piacciono a noi, così da farci un po' di compagnia per una serata o una pausa pranzo. E quindi prima di iniziare iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, poi io vi ricordo che vi aspetto ovviamente su Instagram, sia sul mio account ufficiale sia su Casa Pistons. Una cosa che ci tengo a dire è che io faccio tantissimo shopping online, soprattutto poi nell'ultimo periodo vado molto meno nei negozi, un po' perché ho meno tempo, un po' perché causa Covid e pandemia, insomma. Poi a me è sempre piaciuto in realtà fare shopping online, e ormai nella maggior parte dei siti se una cosa non ci soddisfa, non ci piace, la si manda indietro senza grandi problemi, e quindi sono una fan dello shopping online. Mi piace proprio ricevere il pacco, non andare nei negozi in mezzo al casino, però questo è un punto di vista. Tra l'altro tanti di brand che vi consiglio sono proprio acquistabili online. Prima di tutto vi voglio segnalare una serie di app che utilizzo per rimanere aggiornata, scoprire nuovi brand, nuove tendenze, e è una cosa che faccio proprio per passione, però proprio per passatempo, la sera magari prima di andare a letto, quando faccio colazione, quando ho 5 minuti che voglio mettermi lì a farmi un po' di cavoli miei, ecco, così controllo queste app. E sono numero uno MyTheresa, che è un'app, un sito dove potete acquistare tantissimi brand luxury e meno luxury. Luisa Via Roma, che mi piace tantissimo, vi metto magari tutte le iconcine qui in sovraimpressione. Poi vi consiglio Farfetch, Net-a-Porter e Yux, assolutamente. E anche Zalando, che forse è quella leggermente più low cost, ma all'interno, spulciando bene, trovate veramente dei brand molto carini. Ecco, io ho una sezione nel telefono in cui ho la mia shopping, cartella shopping, in cui ogni tanto quando voglio guardo questi siti. La cosa bella di questi siti è che io faccio che posso creare le mie wishlist, quindi in ogni sito io ho la cartella con il cuore oppure con la stella in cui mi salvo tutte le cose che ho visto, che vorrei acquistare o semplicemente che mi ispirano, che magari non voglio acquistare, di varie fasce di prezzo, le tengo monitorate le taglie e così via. All'interno di questi siti ci sono ovviamente cose che possono costare molti più soldi, non so, trovate un vestito di Balmain, un vestito di Zimmerman, come anche abiti di brand magari di nicchia, sempre più costosi rispetto magari a Zara e così via, però molto molto carini e secondo me vale la pena darci un'occhiata. Allora, il primo in assoluto che vi consiglio è un brand che si chiama Ganni, che adesso tra l'altro sta aprendo alcune boutique, forse una a Milano, una a Los Angeles, una a New York. Sta spopolando sempre più all'interno delle trendsetter, di coloro che seguono le mode, perché ha uno stile ricercato e raffinato allo stesso tempo, e comunque può rispecchiare vari
vari gusti, varie esigenze. Trovate la cosa un pochino più raffinata, abiti in georgette, magari cose un attimo più aggressive se avete uno stile più casual. Gunny lo trovate nei siti che vi ho consigliato prima. Tra l'altro adesso ci sono anche gli sconti, quindi potete trovare dei pezzi molto carini. Io per esempio di recente ho acquistato su Luisa di Roma questo abito di Gunny che vi metto in sovraimpressione, molto molto bello, mi piace tantissimo la finitura, mi piace il tipo di linea che ha e me ne sono subito innamorata. Tra l'altro anche se ha maniche lunghe è molto leggero, quindi anche se fa caldo lo metto anche proprio di giorno. Perfetto stramatizzato con un paio di stivali texani se volete un look più aggressivo, se volete un look da cerimonia bello con un paio di décolleté, se volete un look più estivo da giorno bello con un paio di scarpe castaner come quelle che indosso appunto nella foto in sovraimpressione. Un altro brand che vi voglio consigliare è Rotate. Anche questo lo vendono su MyTheresa, Luisa di Roma, eccetera. Rotate è perfetto se avete magari una cerimonia o magari un aperitivo, un party particolare. Mi piacciono tantissimo sia i top che gli abiti di Rotate perché hanno queste maniche a palloncino enormi. Sapete che io adoro le maniche a palloncino, ma non sono le classiche maglie o capi con le maniche a palloncino che vedete nelle catene un attimino più fast fashion, perché comunque i dettagli e le linee sono un pochino più elaborati, ci sono queste maniche molto molto ampie e soprattutto anche le decorazioni, i pattern dei vestiti sono molto particolari, sono molto belli e diversi dal solito. Sia per quanto riguarda Gunny, sia per quanto riguarda Rotate, potete andare a trovare cose dai 80-100 euro fino a 400-500 euro. Ecco, io vi do semplicemente degli spunti di brand nel caso vogliate farvi il regalo, prendervi la cosa più costosa. Spero non ci siano i soliti commenti polemici stupidi sotto i video dicendo non tutti possono comprare queste cose. Sì, lo so, sono semplicemente degli spunti che vi do nel caso vogliate prendere un vestito o un abito per un'occasione particolare, ecco, e farvi scoprire qualcosa di nuovo così per chiacchierare. Detto questo, un altro brand che vi voglio consigliare è Who What Wear. Spero di aver detto in ordine i nomi del brand, ecco. E anche questo è un brand molto conosciuto, ha una pagina Instagram molto, molto seguita, è un brand un pochino più di nicchia, che fa tantissimi top e maglie molto carini. Anche qui io mi sono innamorata delle spalle importanti, dei pattern, dei colori accesi. Questo brand lo trovate anche su Zalando, tra l'altro adesso ci sono gli sconti. Io per esempio di recente ho acquistato, c'era un super sconto, questo top carinissimo color fucsia, veramente stupendo, me ne sono innamorata, che potete sfruttare in varie occasioni d'uso, magari un'occasione un pochino più elegante oppure drammatizzato con un paio di jeans. Anche qui di base i prezzi sono un pochino più alti, però magari con qualche sconto trovate veramente degli ottimi affari. Di recente tra l'altro su Zalando ho riscoperto un'ultima collezione che ha proposto Desigual, che è un brand, devo dire, che non mi rispecchia assolutamente, ma negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, hanno lanciato dei top e degli abiti con delle fantasie floreali molto eleganti, tanto che mi sono innamorata di questo top che vi metto qui e l'ho acquistato sempre su Zalando. Altro brand che vi consiglio, invece qui siamo un attimino più su di prezzo, è Cecil Bunsen. Famoso questo brand, anche questo lo trovate su Net-a-Porter, Farfetch, Yoox e così via. Anche questo ve lo consiglio soprattutto se avete una cerimonia molto, e se siete molto molto romantiche, se amate gli abiti un attimino a bambolina, svolazzanti, larghi, non è per tutti. Qui siamo su una fascia di prezzo un pochino più alta, però hanno dei vestiti stupendi e quindi ve li consiglio assolutamente. Per le ragazze amanti poi dei fiocchi, dello stile bon ton, dello stile parigino, viene stressato all'ennesima potenza questo concetto degli abiti da bambolina. Il brand che lo fa forse meglio è Sister Jane. Sister Jane è un brand che trovate su Zalando, ma anche su ASOS, e ha questi capi a volte quasi esagerati, con questi colletti pazzeschi da bambola di porcellana, questi bottoni gioiello, però secondo me se abbinati nel modo corretto sono veramente veramente fighi come capi, hanno anche dei top stupendi. Sister Jane lo trovate anche su Yoox per esempio, e se vi piace lo stile comunque bon ton raffinato ma volete comunque sdrammatizzarlo
e avere dei capi particolari, Sister Jane può fare al caso vostro. È ovvio che con top e abiti come quelli di Sister Jane io sconsiglierei di indossarli con il capello col boccolo eccetera, ma cercherei di compensare l'eleganza e il perbenismo di questi abiti con magari un capello super liscio, un bel trucco deciso, un orecchino pendente, non una décolleté ma un sandalo aperto, ecco, con dettagli un pochino più aggressive. Altro brand che vi voglio consigliare, molto molto bello, poi è Acheval Pampa. Praticamente è un brand argentino e io mi sono innamorata dei loro abiti e delle loro camicie. Super bon ton, ma anche qui, immaginatevi una camicia come quella che vi metto in sovraimpressione, con un sandalo aperto molto alto, magari nero, e un paio di shorts. Bellissimo. È un brand fondato da, credo, due ragazze, una ragazza argentina, che ripercorre un po' a livello di stile la sua adolescenza passata nelle campagne con i cavalli eccetera, ma tutto reinterpretato e ridisegnato in chiave estremamente elegante e sofisticata. Sono dei capi semplici ma che hanno dei dettagli che li rendono veramente importanti, soprattutto le camicie mi piacciono tantissimo. Altro marchio che vi consiglio poi è Ulla Johnson, è un brand newyorkese se non sbaglio, che fa cose molto molto contemporanee, molto molto a spasso con i trend, sia dalle camicie, dai vestiti, agli orecchini anche se non sbaglio. Molte volte anche nelle riviste di moda, quando ci fanno gli articoli riguardo ai 20 trend, ai 30 trend per le nuove collezioni, c'è sempre qualcosa di Ulla Johnson. Molto molto bello come brand, molto ricercato, diverso dal solito, dateci un occhio. Qui trovate anche capi un pochino più casual, perfetti anche per tutti i giorni. Mi sono segnati perché sono veramente tanti, ho detto devo segnalarli alle ragazze. Altro brand di cui mi sono innamorata, molto molto bello, Isabel Marant Etoile. Siamo un pochino più di prezzo, ma adoro il fatto che tutte le camicie, le giacche, i gilet che propongono abbiano un taglio di spalla molto particolare, che rende un pochino più elaborata anche la camicia più semplice, tipo quella che vi metto adesso in sovraimpressione. Per gli amanti dello stile bohemien, dello stile estremamente romantico, sognante, da prato bucolico eccetera, c'è Philosophy di Lorenzo Serafini, un brand meraviglioso, che in realtà poi propone anche dei capi semplici per tutti i giorni, come delle felpe, dei maglioni semplici col classico, col logo del brand. Però di base Lorenzo Serafini è proprio l'elaborazione, secondo me, dei dettagli, delle rouge, dei volant, di tutto questo mondo di fiocchi e balocchi, proprio all'ennesima potenza, ed è veramente veramente bello. Trovate sia dei top molto importanti, delle camicie, delle bluse, dei vestiti elaboratissimi. Anche questo è un brand magari non da tutti i giorni, ma da valutare se avete un'occasione particolare come un matrimonio, un battesimo, una festa di compleanno vostro, della migliore amica, ecco, però assolutamente da tenere in considerazione. Sono tantissimi, non so, sono così tanti. Altro brand molto carino è Mercy, che è un brand italiano, credo abbiano anche delle boutique, una a Padova, una a Milano, una a Bologna. Mercy lo trovate su Yux, lo trovate su Net-a-Porter e su Farfetch. È un brand italiano, se non erro. Anche qui hanno cose molto carine, anche a livello di blazer, per esempio. Io di recente ho acquistato un blazer dress barra giacca, che è perfetto sia da abbinare con un vestitino corto, ma anche da utilizzare per esempio come giacca su un paio di jeans, tutto bianco, color panna. Prezzi secondo me, insomma, accessibili. Trovate anche tante cose su Yux di questo brand, molto carino, diverso dal solito Zara e via, e quindi ve lo consiglio. Poi, visto che io sono un amante dei blazer, dei gessati, degli abiti, dei completi, non posso non consigliarvi Ebe Studio, che fa delle cose pazzesche. Io ve lo consiglio sempre se avete delle lauree, andate da Ebe Studio. Vi metto qui delle immagini in sovraimpressione. Altro brand, se siete delle amanti del pizzo, assolutamente Self Portrait. Self Portrait fa questi abiti stupendi, elaboratissimi a livello di pizzo, bellissimi.
Brand per eccellenza tra che vi consiglio se siete amanti dello stile raffinato e degli abiti un po' lavorati è Zimmermann. Non c'è una cosa di Zimmermann, ragazze, che non mi piaccia, dalle jumpsuit ai vestiti. Ecco, Zimmermann, cioè, se vedete un vestito con stretto in vita, con lo scollo a V, le maniche ampie a palloncino, tutto lavorato, sapete che Zimmermann è meraviglioso. Anche qui di prezzo siamo un pochino più alti, però magari con i saldi trovate qualcosa di interessante, anche questi belli per un matrimonio, per un'occasione speciale, o anche semplicemente se vi piace vestirvi elegante e andare in ufficio con un abito di Zimmermann, cavolo, io ci andrei. Quindi vi ho fatto un po' di elenco, adesso mano al telefono, al portafoglio, andate a sbirciare un po' i brand che vi ho consigliato. Spero che questo video, così frivolo ovviamente, si fa per chiacchierare, vi abbia tenuto compagnia, vi abbia ispirato, e ovviamente, ecco, potete anche solo dare un'occhiata a questi brand, lasciarvi ispirare, farvi gli screenshot di alcuni look che vi piacciono e magari ricreare dei look simili o dei concept simili con abiti che già avete, o magari trovate cose simili di brand che costano anche meno, assolutamente. Tra l'altro, ovviamente, ma ve l'ho detto già più volte in più video, date sempre un'occhiata ai siti second hand e vintage, perché trovate delle chicche molto molto carine, tipo Vinted, Vestiaire Collective, Depop. Dateci un occhio perché magari trovate degli affari molto interessanti di brand di lusso, cose tenute perfettamente, così date vita e amate di nuovo un capo che era già stato amato in precedenza. Quindi assolutamente io sostengo a 360 gradi anche lo shopping vintage o il second hand, cosa che faccio anch'io. E io vi aspetto sulla mia pagina Instagram, mi raccomando iscrivetevi al canale, condividete questo video con le vostre amiche, mamme, sorelle, zie, se l'avete trovato interessante e ricco di spunti. La Pistons mi manda un abbraccio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!